arriva la stagione estiva. In apertura abbiamo visto Carmelo Costa che ci raccontava dei 40.000 che domani saranno alla San Filippo a Messina per il concerto di Vasco. E adesso 40.000, secondo me, li ha archiviati tra la tournée estiva dell'anno scorso e quella invernale di quest'anno, perché tutti i teatri che ha fatto sono stati tutti sold out. Vi faccio vedere la locandina del suo prossimo tour estivo. E dovrebbe, se Emanuele me la fa vedere, sto parlando di uno spettacolo che arriverà in Sicilia esattamente a Zafferana Etnea l'8 di agosto. I biglietti sono già in prevendita all'Anfiteatro Falcone Borsellino. Angelo Duro da Vivo, tour estate 2022, parte proprio il 14 luglio da Terni, il 25 a Genova, il 28 a Verona, il 29 ad Alghero e poi l'8 di agosto a Zafferana Etnea. È collegato con noi da vivo Angelo Duro. Ciao Angelo, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao Massimo, che dobbiamo fare? Perché mi ando, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E guarda, ci sarebbe da parlare un po' del fatto che l'8 di Cade la agosto, linea, mi no, sentite, mi io vedete? ti sento bene, ti vedo bene, ti vedo anche abbastanza palestra. Vai in palestra? No, ce lo siamo persi, ce lo siamo persi. Beh, questo è il bello anche della diretta. Vabbè, ve lo ripeto, parte il tour di Angelo Duro, che io ho visto quest'anno al Teatro Golden di Palermo in un sold out pazzesco, un spettacolo molto divertente e che riproporrà questa estate. 8 agosto, Zafferana Etnea, Anfiteatro Falcone Borsellino. Angelo, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Eccomi, mi sentivate prima? Sì, ti Perché sentivamo. stavo dicendo un sacco di parolacce, per cui ve le siete perse. Peccato, peccato. Dai, le Ma non è. posso dire adesso, se Sì, le posso dire adesso. dimmene una di quelle che avevi No, detto che dopo, non. dopo, Dopo, dopo. dopo, 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 dopo. Massimo. Senti, dicevo prima che tutti i sold out, secondo me i 40.000, considerando quella estiva, quella invernale, li abbiamo superati. Ma di spettatori? Ok. Sì, no, quello sì. Però non, cioè, non mi piace parlare di numeri, perché lo sai che a me non mi piace vantarmi, cioè a me non piace dire che sono insomma bravo, che le persone mi amano e mi odiano allo stesso tempo. Cioè, non, parliamo di cose più, dai, cioè, non diciamo stupidaggini, Massimo. Comportati Allora, bene, Massimo. Già mi comporto bene, mi comporto. ti sto odiando oggi, dai. No, devo dire una cosa. Angelo Duro è Parliamo uno di che. Massimo Minutella, parliamo di te, dai, Parliamo parliamo di di te. me. Fai una domanda, Allora, vai. io, Massimo, cosa ti piace di questa cosa che fai? Perché, Di che cos'è? casa Minutella? Cos'è che ti piace? Niente. Lo faccio Perché perché. ti Lo piace faccio. parlare con la gente e sapere i fatti degli altri? Perché non ti fai i fatti tuoi, scusa? Perché Che non è. No, devi... perché cioè, teoricamente lo faccio perché mi pagano per farlo, capito? Quindi. Ah, beh, allora è giusto, giusto. Non c'è. Allora chiedimi Esatto! pure quello che mi devi chiedere, dai, ok. Allora, se ti pagano, pensavo che lo facessi gratis, No, ma no. mi pagano. A fine mese stacco il regolare fattore, l'editore, poi fa il bonifico. Senti, allora, tournée estiva breve. Non ci sono tante date. È una scelta tua? Perché? Perché mi pagano bene per 5 date. Dici tu con 5 è come se ne facessi Esatto, 20. è come se lavorassi 20. E quindi, Massimo, smettila, mi stai dando fastidio oggi, te lo dico, smettila. Basta. Allora, rivediamo la locandina. Da vivo Vai. è il nuovo tour estivo di Angelo Duro. Mi viene da ridere, ti chiedo scusa. Ci sono Non tante date. vergognati, vergognati. Esatto, sono esattamente 5. La prima è il 14 Sì. luglio per il festino. Tu per il giorno del festino, anziché urlare Viva Palermo e Santa Rosalia, sarai a Terni all'Anfiteatro Romano. Vabbè, sorvoliamo. Sì, ad urlare viva il bonifico. Ormai sei stato tu a entrare in questa strada, mi dispiace, cioè sei tu, È giusto. io non avevo parlato di queste cose, sei Sì, tu, l'ho capito, però. cioè... Tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto in sincerità, che devo fare? Cioè, non è che. Vabbè, andiamo avanti. Infatti. Ridammi le date, Emanuele, per favore. Allora, quindi a Terni il 14, poi si va il 25 di luglio alla Balena Festival di Genova, il 28 a Verona al Teatro Romano, che è un gran bel teatro, e poi se ne va ad Alghero, come direbbe Giuni Russo, in compagnia di uno straniero, al Low Quarter e poi la data che interessa a me promuovere più di tutte è in Sicilia l'8 agosto
Zafferana Etnea all'Anfiteatro Falcone Borsellino. I biglietti sono già in prevendita. Un consiglio, un consiglio. Non andate a vedere lo spettacolo di Angelo Duro se avete pregiudizi in generale. Questo è quello che posso Bravo. dare come consiglio. Sei d'accordo, Angelo? Bravissimo, bravo. Io sono contro i pregiudizi, cioè, i pregiudizi creano degli ostacoli. Dovete essere delle persone intelligenti, anche se non lo siete, fingete di essere intelligenti. Se qualcuno dice una cosa che a voi non vi sta bene, fate come fanno le persone intelligenti, ridete oppure dite: ah, davvero? Cioè, io addirittura pensavo questa cosa peggiore di quella che stai pensando tu. Quindi non fate la figura dei bigotti oggi, anche se siete bigotti, siete stupidi, siete ignoranti, non fate vedere agli altri che lo siete, perché sennò poi gli altri vi giudicano. Ed è brutto essere giudicati, essere presi per scemi, giusto, Massimo? Sono d'accordo, assolutamente sì. Uno dei motivi per cui io, quando sono venuto al Teatro Infatti, Golden. Massimo viene, quando è venuto allo spettacolo, al mio spettacolo al Teatro Golden, si fingeva intelligente e ci ha fatto un Esatto, grandissimo un figurone, figurone, ho perché fatto un tutti hanno iniziato a figurone. dire di Massimo: oh, Bravo. Angelo, addirittura, Massimo addirittura capisce le cose che dice Angelo Sì, è Duro, ma vero. allora è un genio Massimo, cioè tutti Sì. pensavamo che fosse, cioè, così io avevo Sì, sentito questa cosa, Massimo. confermo, E poi invece, confermo. quando tu hai dato dimostrazione che capisci, le persone dicono: cioè, Massimo, è assurdo. E quindi ti Capisce, sei bravo. riscattato, capito? Cioè, la tua Esattamente, esattamente. stupidaggine è andata in secondo piano perché ormai le persone ti credono intelligente. Ed è questa cosa è fantastica. Fatelo anche voi, amici da casa. Io questo te lo devo, io questo te lo devo, te lo riconosco anche Sì. oggi pubblicamente in questa diretta in contemporanea su blogsicilia.it, sul canale 14 di Video Regione, sui nostri social, stasera in differita alla radio. Io devo tutto alla comicità di Angelo Duro, perché quando io mi millanto di averla capita, la gente sostiene di me che io sono intelligente. E questa è una Perfetto. cosa per la quale io dovrei già farti un bonifico solo per questo. No, 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 cioè, già, No, insomma, anche questo è perché gratis. ai tuoi spettacoli io non pago, quindi, capito, in un No, modo o ma nell'altro infatti. qualcosa ti devo dare. No, No, ma allora, infatti io. ti volevo chiedere, no? Vai. Tutto quello che va in scena è figlio della tua penna, ma ecco, cos'è che ti porta a scrivere? Cioè, una cosa che tu vedi durante l'arco di una giornata, un pensiero, prendi il taccuino e prendi appunti e poi lo sviluppi. C'è un metodo? Allora, nei miei spettacoli c'è praticamente una storia, cioè non è che io, cioè, racconto tutta una vicenda che mi è successa, magari che mi è successa in un anno di vita, un anno, 2 anni di vita, per cui faccio tesoro di queste esperienze che possono essere positive, ma per la maggior parte negative, perché solo le cose negative hanno il potenziale poi di diventare, appunto, se tu parli delle cose negative come ne parlo io, ecco, le cose negative diventano poi anche cose positive. E quindi è questo il meccanismo. Quindi raccolgo tutti i miei pensieri, le mie vicissitudini, i miei cambiamenti come, insomma, essere umano. E basta, le raccolgo e le racconto a mio modo, come ho trovato io la mia formula per raccontarla, per Bene. raccontarle. È questo. Allora facciamo così, vi faccio vedere una clip brevissima dove insomma Angelo sta sul palco, parla con il pubblico. La vediamo, prego regia. La gente si sposa. Bravi, bravi, sposate. Un po' di tempo fa mi hanno mandato una partecipazione di matrimonio. A me? Sì, certo. Secondo te vengo al tuo matrimonio? A sborsare 500 euro? Che poi vi lasciate? Certo. Mi vuoi fare la truffa a me? Mi vuoi fare? Tu firmami un documento che non ti lasci, io ti faccio il regalo, ti faccio. Al matrimonio mi invita a me. Tutto contento. Adesso io vado al suo matrimonio e rido. Sono contento che ti sposi, che me ne fotte a me?
Mi sposo, auguri. Sono problemi tuoi, ti sposi tu e devo venire io. Ma che c'entro io? Mi manda la lista di nozze, c'era scritto organizzato dalla wedding planner. Perché ora li fanno così, chiamano una e la pagano per organizzare tutto. E le madri a cosa servono le madri? Le buttiamo nell'immondizia le madri. Le madri lo fanno gratis e ci devo dare i soldi a questa, ci devo dare. Le mamme sono nate per due motivi, crescere i figli e organizzargli il matrimonio. E voi gli cambiate gli obiettivi, gli cambiate. La prima wedding planner è stata una madre a cui non hanno fatto organizzare il matrimonio del figlio. Si è messa in propria, ha fatto i soldi, ha fatto. Ecco, questo è un piccolissimo stralcio dello spettacolo precedente, perché mi stai guardando. Lo sai cos'è che mi piace il tuo spettacolo? Che per il 90% delle cose che dici io, il 95% le condivido e le ho pensate pure io. È solo che io le ho dette io e tu non le hai dette. Bravo lo scemo. Bravo lo scemo. Le pensa e non le dice, capito? Cioè, questo è assurdo. Allora, c'è un altro ospite che oggi è qui con noi per presentare il suo terzo libro. Ma scritto adesso. Okay. Che se la sta scialando, è messo che ride come un pazzo. Ed è sto Francesco scemo. Bozzi, sto scemo. Sono ciao, qua. Buon pomeriggio. Ciao Ciccio. Vergognati. Ho riso con le lacrime. Dovrei parlare del mio libro, ma rinuncio. Perché io devo fare un appello. Io ho scoperto da poco. Ho scoperto da poco quell'individuo che sta nel mezzo. Vergognati. Cioè, fra i due. Vergognati. Quelli come me e Mimonella vanno sempre un coppia. Fanno parlare. No, fa bene così. Ragazzi, è il più bravo di tutti. No, sono tutti bravi che poi gli altri si offendono. Ma io ho scoperto questo ragazzo, parlo di Angelo Duro, non di Temi Nutella. Non avevamo dubbi. Ed è realmente così nella vita. Cioè, non è che sai, finge, sale sul palco e recita. Lui è così, è proprio, posso dirlo Angelo, è proprio una merda d'uomo. È un essere brutto, è cattivo dentro, lo trovo meraviglioso. È uno dei pochi che mi fa ridere. Io ho riso con le lacrime, senza conoscerlo, prima di conoscerti ridevo. Ora che ti conosco un po' meno, capisco questa tua affezione per i bonifici. Poi far sentire Minutella più intelligente è un bene per l'umanità, perché sono la gente d'accordo. Dice, se ce la fa Minutella ce la posso fare pure io. Scusa, Ciccio, tu dimmi. Cioè, non pensavi che Massimo fosse cretino? Scusa, dimmi la verità. No, io devo dire la verità, lo penso ancora. Cioè, okay. Poi uno si affeziona come ai cani. Il mio cane gli fa molto bene. È vero. Il mio cane scodinzolava, lui no. Io non scodinzolo, ho anche questa particolarità. Infatti, come i cani non beve alcol. No, infatti, anche tu, Angelo, non beve l'alcol. Cioè, che non bevono. Esatto. Che è una cosa che un po' mi inquieta, però. Vabbè, cioè, fidarsi con persone che non bevono non è una cosa giusta. Senti, facciamo un po' di pubblicità, perché Angelo Duro, l'abbiamo detto, l'8 agosto sarà a Zafferana. Io ci vado perché devo vederla. Ci sarà pure questo... Ci sarò anch'io. Andiamo assieme, sparagniamo, ci piace assieme. Ti passa a prendere io. Esatto, andiamo con la tua macchina. Bozzi ci sarà. Ciccio, girati verso Duro. Girati verso Angelo Duro. Al contrario. No, dall'altra parte. Al contrario. Ecco. Facciamo attestate. Che roba brutta. Basta, mi sono fermato. Allora, Angelo Duro ha scritto un libro che è diventato un best seller della Mondadori. Lo voglio dire. Che è sì, importante. Ma non leggetelo. Non leggetelo. Però quest'estate, lo dico ai miei amici, diamo una lettura. Io l'ho letto in 1:20, ma si può leggere anche in meno. No, vabbè, tu 1:20. Io ci metto 30 minuti perché sono molto più intelligente di te. Vabbè, ma l'hai anche scritto. Perché? Sì, lo so, questo è anche vero. Ho scritto un libro di cui sono molto orgoglioso. Vediamo la copertina. Volevo scriverlo da tempo. Vediamola, eccola qua. Questa è la filosofia del Suca. La filosofia del Suca, sì. Edito da Solferino, sì. Che ha avuto il coraggio di stampare questo libro. Sì. Il comune di Palermo. Sai qual è il sogno della vita? Guadagnare dei soldi col Suca. Guadagnare dei soldi col Suca per me mi riempie di gioia, è motivo d'orgoglio. Ma ti dirò, questo libro, quando ho cominciato a scriverlo, aveva preso una strada molto più ridanciana. Mi sentite? Sì, vai avanti. Sì, bene, una cosa, sai.
A un certo punto avevo quasi finito di scriverlo, quando c'è stata, non so se vi ricordate, la partita Italia-Macedonia, dove la Macedonia ci ha Certo, fatto il culo quadro. E a un certo esatto. punto c'erano i cronisti della RAI, che non capendo nulla di cosa fosse il Suca per noi palermitani e siciliani, ma palermitani soprattutto, perché io, essendo palermitano, ho vissuto il Suca da quando sono nato, da bambino abbiamo respirato, stigmatizzavano il comportamento della curva del Palermo, che a ogni rinvio, Suca! E dicevano, ma no, non è giusto offendere la squadra avversaria. Ma E come allora glielo io finalmente mi spieghi? scrivo, ragazzi, ma non è giusto, cioè, il Suca non è un'offesa, è un'esaltazione, un momento di gioia. Cioè, io vedo quando uno dice Suca, cioè, lo spirito esce dal corpo e vedi il tuo corpo dall'alto, ti elevi a un livello più alto. E quindi volevo spiegarlo a loro, però non trovavo le parole. E lì mi venne in mente Sant'Agostino, e non vorrei essere blasfemo, perché Sant'Agostino diceva, quando io so cos'è il tempo, però se me lo chiedono non lo so più. E lo stesso vale con noi col Suca. Quindi ho buttato tutto quello che avevo scritto, ho ricominciato a scriverlo da Italia a Macedonia e l'ho Ma riscritto dai. tutto con l'aiuto di mio fratello, che è un mezzo filosofo, Dai. oltre che essere un Angelo, poliziotto. io so che tu l'hai letto questo libro, sei riuscito a Sì, leggerlo? io l'ho letto e insomma, quando ho finito di leggere ho detto Suca, cioè, è stata una liberazione. No, no, io vi consiglio di leggerlo perché è appunto, insomma, è importante sapere il significato di certe parole, in questo caso di una parola, perché come dice Ciccio, è vero, dietro questa parola anch'io sono nato a Palermo, dietro, cioè, questa parola non è una parola volgare, che uno dice ah, che volgarità, cioè no, in realtà è un'esclamazione, è un articolo indeterminativo, cioè dovrebbe essere dentro La grammatica italiana. Sì, cioè dovrebbe esserci il lolla, gli le, suca, 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 capito? Cioè, e Poi quindi. dico, è un impulso irrefrenabile che ha il palermitano. Non riesce a trattenersi. Se nevica, che cosa vuoi fare con la neve? A ammirare il bel Oltretutto, paesaggio? Devi scrivere Suca, non resisti. con questo libro, se lo mettete qui dentro la tasca della giacca, no, del giubbotto, cioè quando andate in giro potete dire, dici questa parola, no? Che secondo me, ripeto, non è volgare. Uno dice suca, e se uno magari si offende, no, tu tiri fuori il libro, gli fai vedere, dici, no, gioia, guarda, Bravo, io, cioè, mi sono bravo, io ho documentato. studiato, Bravo, certo. Esatto, No, e poi l'ho messo in quindi. tutte le frasi, che poi lui, Angelo, ha letto una versione non edulcorata, perché mi hanno levato qualche battuta sui vegani, dove prendevo in giro i vegani, perché i Sì. vegani mi mettono ansia, mi mettono paura, una cosa, Vabbè, ognuno ha le sue. se mia figlia con la Angelo. diventerà vegana, l'ho punita, Bravo, bravo mi papà. odieranno i vegani, però non ce la E faccio, lei una. non è diventata vegana. No, no, non lo è più. Non Non lo è più, lo è meno più. male. Cioè, Angelo, voleva, senti, avrebbe così è, voluto. così, tua figlia si fidanzerà con un vegano e lui ti dirà suca. Vabbè, basta, dai. Mi Fregato. può dire Suca, basta che non T'ho sia vegano. fregato, Ma i t'ho vegani, io sui vegani ho una fregato, cosa t'ho che è più fregato, forte t'ho di me. fregato, t'ho È fregato. una cosa Angelo, senti, ho strana. una curiosità, e peraltro mi scrive una ragazza che ci sta seguendo sui social, si chiama Cristina, e ti chiede, Ah, cos'è che ti... la conosco, Sì? sì, la conosco. E ti sta chiedendo, che cos'è che ti fa ridere? Cos'è che ti fa ridere? Allora, Cristina, ti rispondo con suca. I No, bonifici. dai, i bonifici, no, no, ha preso una brutta piega questa. Vabbè, allora, facciamo così. Adesso Bozzi invita tutti ad andare l'8 di agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea a vedere Angelo Duro. Vai, Bozzi. Assolutamente, No, merita, no. ragazzi, merita. No, 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 non fate queste È cose. favoloso. Angelo è favoloso, è bravissimo, è Sì, non fate spietato. queste A cose. me ha fatto ridere una volta, mi ha invitato a vedere un suo spettacolo. Io Sì. purtroppo non potevo andare. Ma ti invito a vedere il mio spettacolo, ti faccio passare un'ora di merda. Io solo per quello sarei voluto andare. Solo per quello. Fantastico, No, lui fantastico. è veramente così nella vita, anche quando lo vedi, è così. È Sì, stupendo. esattamente. Allora, l'8 di agosto Lo sarà diranno in Zafferana tanti, ma è il più Etnea. bravo di tutti. Io lo ricordo per chi non lo sapesse, questo signore vedete inquadrato con i capelli bianchi è Francesco Bozzi e tra le tante cose, oltre a scrivere libri, anche un autore storico di Fiorello. Lavori con Sì, Fiorello da quanti anni, Ciccio? dal 22 anni.
22 Poi, anni che Fiorello. Anzi, 23, 99 è la prima volta che l'ho conosciuto. Ma sei tu che lavori Questa con cosa Fiorello? È vera. La posso confermare perché io sono andato a trovarli in ufficio e veramente Fiorello lo chiamava addirittura per nome. Gli diceva, oh Ciccio, diceva Ciccio, cioè io infatti ho detto, ah ma lo, proprio lo chiama per nome, sì Ciccio, ma tu che dici se facciamo questa cosa, questa... E Ciccio rispondeva, Suca, insomma era, insomma è vera, tu, questa cosa è vera, tu puoi la posso confermare. Tu puoi confermare. Sì, sì, sì. Senti Ebbene Ciccio, sì. Dimmi. Cioè, esiste secondo te un aggettivo per definire la comicità di Angelo Duro? Un aggettivo sì, no, bonifico e sostantivo. Irriverente, ma lo trovo un aggettivo banale. Sì, sono d'accordo. È unica, unica. Unica, unica. Perché unica. Ci sono i famosi stand-up comedy che fanno, che imitano gli americani. Lui è diverso da tutti, è unico. Sono Devo d'accordo. Dirti che è unico, è diverso. A me fa molto ridere. Poi quello che fa ridere è sempre soggettivo. Sono ma d'accordo. A me lui fa tanto ridere. È spietato. Ragazzi, vogliamo battere il Guinness dei primati? Ah, Massimo, facciamo questo. Adesso noi tre, tu quanto ti manca alla fine di questo programma oggi? La puntata di oggi mancano poco meno di 10 minuti, poco meno. Ci facciamo 10 minuti a dire solo Suca? No, ragazzi, vi prego. Allora, vorrei essere... No, ma la cosa bella, bella del Suca. Sentiamo prego, parla con l'Angelo, dai. Questo video andrà virale su internet, impazziranno tutti. Cioè, se noi da adesso per 10 minuti ci diciamo questa parola e basta, perché c'è nulla ha più significato, capito? No, comunque voglio precisare una cosa del mio libro, così prima tanto parliamo di Angelo, la cosa più importante, che è il più bravo di tutti. No. Che non è volgare, cioè io spiego come il Suca non è una parolaccia, tengo a precisare quello per quelli che hanno la puzza sotto il naso, così. Sì. Perché il Suca è qualcosa che abbiamo dentro. Io mi ricordo, cioè il mio meccanico, lo ricordo sempre, aveva sempre la sigaretta in bocca e gli finiva il fumo fra la lente degli occhiali, che aveva gli occhiali, e dentro passava la chiave rurici e smontava cose. Sentiva un nome in lontananza che riecheggiava a casa, Pietro! E lui in automatico, Suca! E ridevano tutti. Perché il Suca porta pace, amore, buon umore. Ma sentite allo stadio, quando c'è il famoso Suca forte, poi mi fermo perché là diventa volgare, non, per me il Suca finisce col forte, poi è il Duca, esatto, al massimo. Basta. Ma si sente la risata, cioè il vero socialismo si realizza col Suca, perché davanti a un Suca ha detto bene, siamo tutti uguali, il nobile, il Gattopardo con Meusaro, siamo tutti allo stesso livello. Quindi se Marx il Capitale avesse scritto il Suca, avrebbe realizzato il vero socialismo. Quello sarei, no, io oltretutto, sono convinto. Oltretutto è una parola che distrugge qualunque tipo di stato sociale, perché comunque se una persona super colta, no, dopo che aver fatto la sua arringa, la sua, sì, come dire, il suo essersi espresso in un determinato modo, ecco, il Suca, no? Cioè, detto, cioè distrugge praticamente qualunque tipo di... Sono d'accordo. Di carica, di potere. Non c'è replica, giusto? Sono d'accordo. Sì, poi scusate allora, una cosa, avete mai visto una rissa partita con un Suca? No, mai. Parte con un cornuto, con un deficiente, con uno stronzo, e sono altre cose. Col Suca finisce tutto lì. Sì, è meraviglioso. Sì. Questo è vero. Questa è la riflessione che mi mancava. E allora, poi un'altra cosa, non so se avete mai notato che i Suca sono tutti uguali, cioè sembrano fatti con lo stampino, perché il Suca è uno solo, ce n'è uno. Quando tu lo scrivi, non sei tu che lo scrivi, esce fuori da solo. È qualcosa che noi abbiamo accettato, tutte le varie dominazioni, sono passati arabi, normanni, ci sono i normanni, Suca, e siamo andati avanti così noi siciliani. Il Suca ci ha salvato, ho dei capelli allucinanti, noto. Poi c'è anche l'evoluzione dell'800A, ma là ci imbarchiamo. Ma l'800A, perché il siciliano qualunque cosa tocca diventa Suca. Cioè, perché come scrivere 800A equivale al Suca. Siamo il remida del Suca. Allora, rivediamo intanto la copertina del libro di Francesco Bozzi, in arte Ciccio Bozzi. Ecco qua, Filosofia del Suca. E ho il libro adesso al netto di tutto quello che abbiamo giocato così via. È un libro che io veramente ho letto, veramente posso dirvi che c'è tanto lavoro dietro. Ci sono riferimenti ai filosofi. Ragazzi, ho studiato più che al liceo.
posso garantirvi che il titolo potrebbe, in effetti, sai, pensaci bene, il titolo potrebbe indurre ad un altro tipo di lettura e vi posso garantire che leggendolo rimarrete spiazzati. Purtroppo invece non rimarrete spiazzati se andate a Zafferana Etnea l'8 agosto all'anfiteatro Falcone Borsellino. E lo dico ai palermitani, pigliate la macchina e chitivin da Zafferana Etnea, tantomeno anche per urlare un suca d'Angelo Duro quando esce sul palco. Ecco, questo lo possiamo organizzare. E lo dico ai palermitani, se andate a Zafferana Etnea l'8 agosto, si accende la luce, esce Angelo Duro, voi urlate suca e lui capirà che siete stati mandati da me e da Ciccio Bozzi. Ed è la vostra fine. Ed è la nostra fine. E sarà la vostra fine. Da quel momento in poi sarete distrutti proprio. Io non aspetto altro. Non aspettiamo altro. Allora, grazie. Dite, ragazzi, Angelo, io ve lo dico. È veramente bravo, andatelo a vedere. Ora non voglio fare quello, sai, l'amico, che ci conosciamo pure da poco, quindi non c'è manco questo rapporto. Siamo visti 3 volte nella nostra vita, ma io ne parlai casualmente con Massimo, sì. Che non sapevo che foste amici voi due, no, che vi conoscete. Infatti non siamo amici, siamo amici. Non ho amici io. Semplici conoscenti. No, da lì è nato questa stima, perché io proprio... posso dire che anche Fiore è un grande stimatore di Angelo. Fiorello, cioè proprio, ne parliamo spesso. Hai visto l'ultima di Angelo? Ma lui mi ha fatto vedere quella del gatto nero. Cioè c'è la visione che ha il gatto nero nei nostri confronti. Noi una volta vediamo un gatto nero ci tocchiamo le palle. Il gatto e lui nero... giustamente ha visto la vita come il gatto nero vede noi. Ma è esilarante, meraviglioso, spietato. Ragazzi, io basta, non ho più accettivo, è bravo, andatelo a vedere. E basta, state zitti e ridete, anche se non capite. E soprattutto poi millantate di avere capito, così sarete presi per intelligente come ho fatto io, che è una cosa importante. Allora, te si sa che non lo sei, però... E Ciccio poi sarà in giro a presentarlo il libro e quando avremo un po' di dati... Sì, all'11 lo presento con Angelo, visto che c'è stata questa cosa a Terrasini. E anche con te, deficiente. L'11 agosto, ricordiamolo. L'11 agosto. L'11 di agosto. Dal vivo a Terrasini... Esatto, sì, ho chiamato pure Valerio con la musica. Facciamo cose strane. Bello. Allora, Angelo, dammi un motivo per autografo, non venire. Autografo io le copie del Suca, la filosofia del Suca al posto di Ciccio. Bravo. Tanto la dedica è già in copertina. Esatto. Era una buona idea questa. Angelo, dammi un motivo per non venire al tuo spettacolo. Tanto butteresti i soldi per altre cazzate, quindi meglio che le... Giusto. No, non lo so, io non... Cioè, ma infatti anche questa cosa che state facendo per me è nuova, perché io non invito mai le persone, cioè non sono uno che... Ma infatti tu non prego, le hai mai invitate, cioè... infatti tu non hai mai invitato nessuno, è vero. Infatti vi ho lasciato fare, insomma, tutte le vostre cose, io non credo in questa forma di pubblicità, quindi non... dico solo che viene gente a vedermi, viene soltanto gente che ha ottimi gusti e basta, poi tutti gli altri, chi non capisce un cazzo sta a casa. Senti, e quindi se anche voi ti è mai arrivato un reggiseno cazzo, sul sono palco? Certo che stare no, però a Napoli mi è arrivato un pacchettino che mi ha dato tipo uno della sicurezza. Apro sto pacchettino, c'era un perizoma dentro con il profumo dentro anche. Poi questa ragazza ha iniziato a scrivermi su Instagram e io l'ho insultata. Cioè, lei si aspettava che insomma di avere, come dire, avermi provocato, invece io ho detto oh, ma come ti Ingenio. Permetti, ho visto pure le tue foto, c'hai il culo brutto. No, non è vero, non gli ho detto queste cose, però mi ricordo che insomma l'ho insultata, perché a me non mi interessano queste cose. Cioè che bello. Senti, da chi è prodotta questa nuova tournée, Angelo? Perché è bello anche dirle queste cose. Ma tanto la gente non lo capisce. Che cosa, vabbè, cioè, però che noi cosa, diciamo. Cioè la gente sa chi è Solferino, la casa editrice del libro di Ciccio Bozzi. Lo sa? No, non lo sa, perché dice Solferino, non lo sa. Quindi hai visto, guarda, filosofia, Solferino, che è un'ottima casa editrice, oltretutto, perché io
insomma, no, non lo dico mai, ma sono un esperto di libri e letteratura, quindi Solferino è un'ottima casa editrice, ma alle persone, mo che lo sanno, che gliene frega. Se Ah, io allora non lo dico che il diciamo. mio aspetto... Non lo No, diciamo, non lo no. diciamo, non lo diciamo. Anzi, Basta. sì. Vabbè, io ho un'idea. La prossima volta, Massimo, gli mandi tu un pacchettino col tuo perizoma dentro. Io non uso i Va bene? perizoma, i boxer, Dai, posso devo inviare un dirlo. boxer che mi tengo per 2 settimane, poi così restano gli odori e te lo No, mando. ti prego, basta. Vabbè. Allora, grazie ad Angelo Duro, 8 agosto, Zafferana Etnea, biglietti già in prevendita. E vabbè, cioè, ve l'abbiamo detto, vale la pena. E poi in libreria è già uscito, edito da No, non è già Solferino. uscito, esce l'1 luglio. No, è il 1° luglio, scusa. Hai Ok, pensavo fosse già spostato uscito. l'uscita, usciva il No, io, 21. quei cornuti e la Solferino. Ma io pensavo Sti fosse stronzi, uscito. Quindi dal sti 1° scemi. Lo so, luglio. è colpa mia. Io gli Dal voglio 1° luglio, bene, gli voglio bene. Aspetta, Però. aspetta, aspetta. Mi date un'inquadratura su Angelo Duro che gliene dice 4 a quelli della Solferino. Vai, Angelo, Bravo. vai. Solferino, vergogna, ti devi solo vergognare, ma come ti permetti che il libro del mio amico doveva uscire il 21 giugno e tu lo fai uscire l'1? Ma chi Esatto. sei, Solferino? Chi ti credi essere? Cioè, vendi carta, vendi e sei tutto arrogante. Oh, ma io vendo la carta, carta vendi, capito? Cioè, Bravo. che cosa Dillo. sei, ti credi essere? Carta con inchiostro, capito? Se non fosse per il Bravo. mio amico che dentro ci metteva le parole e i concetti, dentro i tuoi libri, cara Bravo. Solferino... Quel pezzo di carta non valeva niente, ok? Niente, Se il sono mio amico doveva d'accordo. uscire il 21 giugno, come ti permetti a Sì. farlo uscire il 1° luglio? Ah, che Bravi, mo' il mio amico bravi. aveva avvisato tutti. Ma che Stronzi, bello. vergogna, Esatto. Solferino, Bravo, stai scemo. Solferino. Bravi, bravi. Bravo, Allora, Andrew. grazie a Francesco Bozzi, ciccio, che è in un albergo sicuro perché casa sua non è così kitsch, diciamolo onestamente. E dove sei? Che cos'è? Una No, suite? Che sono a cos'è? Napoli. Ah, È sei a Napoli. Napoli. È a Napoli, vabbè. Mi hanno dato una stanza pazzesca in un hotel bello. Sono all'Excelsior, bello. Esatto, Perché siamo qui vabbè. per festeggiamo i 30 anni di Gigi D'Alessio domani. Siamo su Rai Ah, 1. ok. C'è pure Fiorello. Quindi ora scappo alle prove, che abbiamo le Ok, grazie. Grazie anche ad Angelo Duro. Al mio 3, diciamo un suca corale e andiamo in sigla. Al 3 di Angelo Duro. Uno, due, tre. Suca. Suca.